Territorio da valorizzare e vivere. È il messaggio che è passato nei 2 giorni al Foro 2000 di Forno Votaro, organizzato dall'associazione Pro Territorio Bontà dell'Appennino, con 2 giorni di la lumacata, la prima il sabato sera, il bis a pranzo alla domenica e un convegno dal titolo Sfida, ricchi e poveri, opportunità, difficoltà e magia del nostro territorio, per trovare una inversione di tendenza. Un territorio, quello appenninico, ricco e meraviglioso, ma rimasto povero per l'incessante esodo della gente verso le opportunità di lavoro. Alla 2 giorni della la lumacata sono stati gli chef Romano e Michele, l'instancabile staff di Bontà dell'Appennino, insieme agli studenti dell'Istituto Alberghiero Zappafermi di Bedonia, dai cuochi Barbara Marchesi, Valentina Molinari, Andrea Olari, Nicola Maini, Sara Berni, Gabriele Filiberti, Sara Bertocchi, Marta Paola D'Angeli e Francesca Saccani. Ai camerieri Giulia Brizzi, Alexia Mainardi, Tixal De Lucchi, Michele Magri, Camilla Montelli, Arianna Riccoboni e Martina Vignali, seguiti dai loro maestri Domenico e Daniele, a preparare un doppio menù con oltre 300 buongustai. Un menù con entrée di lumaca, lumache dorate, spiedino di lumache in abbracci di pancetta dolce, escargot alla bourguignon, tagliatelle all'uovo con ragù bianco di lumache, lumache in umido rosso con morbida polenta in insalata verde, poi dolci, vini tipici e caffetteria. Il tutto allietato con il karaoke di MAS 4.8. L'evento, patrocinato dai comuni di Fornovo, Solignale e Valmozzola, si è concretizzato soprattutto per la volontà di Montagne 2000 nel dare nuova energia al territorio, presente con il direttore Emilio Guidetti. A dare via al convegno Anelli Alberto, presidente di Bontà dell'Appennino. E che poi perché il nostro Appennino è meraviglioso, è ricco, ma è rimasto povero. E a Valentino Straser il compito di moderare la lunga kermesse di interventi durati oltre 3 ore, fatto di analisi critiche e proposte per un rilancio dell'Appennino come turismo della Francigena, binomio culture cibo e non solo. Oltre ai sindaci dei 3 comuni, al presidente della provincia, ai responsabili di Coldiretti, Confagricoltura, Confesercenti, al meeting su Appennino da vivere, è stato arricchito dalle esperienze pratiche di Graziano Tremori sull'Allione di Valdichiana. Quindi questo è il motivo per cui dalle mie parti non si riesce a trovare più l'aglione per poterlo seminare. E c'è un business che voi non avete idea, è un business incredibile. Che dopo le analisi fatte ai campioni di terreno potrebbe trovare una nuova e futura attività in Valtaro e in Valceno. E con Michel Ferrarini l'esperienza dell'allevamento di capre e la dinara di Terenzo. Il nostro allevamento è nato appunto nell'aprile 2015, quando questa azienda ha cambiato titolari, ho acquistato parte del loro materiale e i loro animali e ho iniziato con 6 capre di lattazione, che per chi non lo sapesse è il maschio della capra, 2 caprette da rimonta e avevo allora solo. Non poteva mancare il contributo di Pier Giovanni Bracchi, massimo esperto internazionale di lumache. Quindi praticamente in un recinto, perché anche qui poi facciamo il conto della serra per vedere quanto si spende e quanto poi sarà il ricavo, quanto sarà l'introito, perché inizialmente poi dovremo pagare tutti i prezzi, diciamo, tutto quello che abbiamo speso per fare la recinzione, per comprare le reti e soprattutto 5.000 metri quadrati, forse un solo individuo. E la novità? Il primo grande mercato dell'Appennino con esposizione enogastronomica di lumache e artigianato.